facciamo alla grande, presentandovi in anteprima il gameplay di un gioco. Ma voi starete chiedendo cos'è un'anteprima? Allora, praticamente l'anteprima... Fermo! Che c'è? No, dico, sei serio? Sì. Cioè, tu nel 2017 vuoi spiegare al popolo di YouTube il significato del termine anteprima? Ma è una panoramica metaforica! Ma è una panoramica metaforica! Ovvero quando praticamente sei su un elicottero e dall'alto poi scendi piano piano, zoomando e andando a finire piano piano, sempre fino alla fine, al gioco! Ma che stai dicendo? Non ha senso. Ma che parlo a fare con voi, sigla? Non ce l'abbiamo una sigla! Oggi vi facciamo conoscere un gioco che sarà presente al prossimo Essen Spiel. Quindi, a momenti, da una casa editrice che si è dimostrata avere una piccola e grande realtà. E noi dei Rolling siamo lieti di annunciarvi che la Fever Games pubblicherà Bobbidi Boom. Bibidi Bobbidi Boom. Ma sto cazzo! Cioè, scusa, ma sei a digiuno o a pieno regime? I ragazzi della Fever sono entrati nella nostra vita ludica in punta di piedi e ci hanno letteralmente conquistati. Forse, anzi, sicuramente il profondo legame di amicizia con Emanuele ed Elena ci ha influenzato, ma non scherziamo quando vi diciamo che ogni gioco scelto da loro è valutato e valutato. E non solo! Analizzato? Non solo! Amato! E non solo! Vabbè, allora che altro? Playtestato. Ma dà ragione. Sì, infatti, tanti playtest, ricchi di discussioni costruttive e valutazioni molto accurate, stanno dando a questa piccola casa editrice pescarese le più solide basi per diventare sinonimo di qualità. Per me Fever è già sinonimo di acquisto sicuro. Prima Epic Resort, poi Boss Monster che ha fatto il boom, ha catturato migliaia di giocatori. Infine Topiary, che sembra un finto filler, ma in realtà con quattro regole ci giochi, ti apre un mondo di strategie. E hanno ancora molto altro da offrire, infatti quando playtestammo Bobbidi Boom portarono anche un altro gioco a tema zombie di cui non ricordo il titolo, che però mi prese di più e deve ancora uscire. E noi possiamo dire di aver avuto l'onore di aver visto crescere Bobbidi Boom da prima che avesse quel nome, perché inizialmente doveva avere un altro nome che... Aspetta. E Lele si era accertato proprio di non dire il nome del playtest. Perché se dico Pimp My Potion... Ma che cavolo! Allora... Lele si era assicurato di non dire una sola cosa, il nome del gioco in playtest, che era Pimp... Ma che cacchio, allora... Comunque, sembriamo di parte, ma in realtà, se ci pensate bene, questi sono giochi davvero ben fatti, molto playtestati, in un mercato che corre pur di rilasciare un titolo in tempi brevi. Quindi a questi giovani vogliamo ringraziare per l'ottimo lavoro che hanno fatto e che svolgeranno, speriamo, in futuro con un rilascio di altri titoli. E grazie per la copia che ci avete regalato. Sì, vero, grazie. Grazie. Anche se era una sola. Zitto. Sprecati, Ma zitto. Non ci siete testato. Dai, vai col gameplay. Pronti? No. Allora, inizia quello più brutto, quindi Andrea. Questo è bellissimo. Dai, Gaeta, su. No, ecco, lo so che sei bellissimo. Il nano, poi ci pensa il nano. Si scoppia a tre, e c'è una piuma. Dov'è? E due piedi, grazie. Così. Metti questo mazzo per terra, mi metti ansia. Vado, boom! Ecco, grazie. Così vai a criticare. Avanti. Vado. Boom! Nala. Poi si scoppia a quattro. Ma tu cacci il piede. Doppia piuma. Non penso proprio, caro. L'ho buttato l'altro. Io passo. Vabbè, dai. Potevi rischiare. Potevi. Io, se ti dico. Nessuno saprà ci mai. Butto un altro occhio. E sai che ti dico, ci butto un altro occhio. E invece no, aspetta. No, no, non è vero, non esplodi, c'è quattro. Vai. Ci butto un altro occhio. Ci butto un piede. Basta! Non è un piede. Tocca a me? Sì. Allora esplodo con tutto praticamente. Sì. Mi ritiro. Per deliberare. Allora, calderone Adele. Come e un bondicino. Grazie. No, e cioè, vabbè, questo vuoi lasciarlo. Cazzo fai, gai? Ma che vuoi? Oh, non mettere le mani. Allora. Non mettere le mani in calderone. Vai. Io mi prendo.
questo qui che è? No, il sacco di drago? Ma non, sì, non l'avremmo mai detto. Ma non l'avremmo mai detto. Poi tu scegli. Prendo l'ala. Non vuoi. Perché non sai che c'è scritto sul regolamento? Andrea non vuoi. Mi trollate. Cioè, una merda. No, piede no. Basta, piede. Io devo prendere questa. Ok. Allora rimettete a posto i cosi. Token a posto. Le carte rivanno in mezzo, questa scorre. Altri 4 girate. Un teschio cattivo. Eh sì, ricordatevi che si gira un numero di carte pari ai giocatori più uno. Quanto? Ma basta! Quante costa? 5. Potevi fare delle vendite. Hai un futuro nelle televendite. Comprate! Siamo qui! Per vendere! Chi deve ripartire? Giocatore successivo a quello che ha vinto, quindi lui di nuovo il brutto. Il brutto. Il buono. Fai finta che ci abbiamo tutto il tempo del mondo. Sì, va bene. Cosa non vera. Ma appoggiate ste cazzo di mazzi per terra. Che qua le sto mischiando. Nel giro. Mettete un'ansia. Ok. Ok, perfetto. Meno se non arriva un'altra. No, no, questa era. No, se ah, sì, era ragione. Se l'aveva già vinto. Vai. Coppia 3, eh. Grande, così grande. Quando ti scoppi, vai, che tanto, tira fuori un'altra ala, su. No, no, però mi scava come caccio. Vabbè, vai, che me ne frega. Io innovo. Ma sì, dai, pedo. Pedo bene. No, no. E boh! Quello esplodi, giusto. È proprio che giusto. Non sei meritato. E boom! Ma sei un grande! Ma perché non mi sei ritirato? È brutto pirla. E punto calderone. Il potere non ti attiva. Allora, aspetta, prima scegliamo le carte. Oh, Momento. Ora scegli più piccolo, tra tutti e due, tutti uguali. Puoi scegliere tra i due e due. Questo. Okay. Io prendo questo, non posso. No, tu devi prendere questo. E le deve prendere perché per forza. Perché viene fatto che occhio da 7. Pronti? No. Vai, mannaggia la vita. Sei immune ai teschi. Che palle. Vai, ma non dai teschi. Alzalo piede. Io me l'ho aperta, io posso scambiare. Sì, un'altra carta. Vabbè. Oh beh. Oh beh. Effettivamente. Ora è immune ai teschi. Attenzione. Teschi. Ne giri due. Questo giro sei fortunata. Sì, se vuoi girare. Girare. Attenzione, s'il vous plaît. Ok. Papà, guarda come esplode. Invece no, io vado tranquillo. Sei immune ai teschi. Teschi. Attenzione, due teschi, due piume. Teschio, non credo di averlo. Piuma? Vado. Vai. Perché non sei più immune? No, no, lo scopo non è esplodere. No, cioè almeno questo fa mio. Aspetta, mo' appena al giro lo dici pure a me. Vai. Oh, salvo, che culo. So tre, anch'io salvo. Ma vabbè, va, arriva un momento in cui si deve anche passare nella vita. Io no, perché so che adesso ci scoppia 5. Attenzione, c'è il doppio coso. Boom! Esplode il cacciato un piede e il calderone a te, quindi. Sì, prendi punto calderone. Va bene. Qui. Scegli la carta. Mi prendo anche l'immunità e vedi. L'immunità sto cacchio. Poi tocca a me il più basso. Tocca a te il più prendo basso. L'occhio, prendo l'occhio. Oddio, che peccatino. Oh, cosa c'è? Sangue di drago, immunità a piume e piedo. Non mi ricordo. Ele, che scegli? Il più basso. È il più basso. Non no, è il più basso. Tocca a chi ha vinto tu, Davide, quindi Leonora. Vado? Ho vinto io? Sì. No, ho vinto io. No, ha vinto Andrea. Ha vinto Andrea, quindi Davide. Piedo. Alo. Puoi scambiare la carta. Solo col piede. Piede. Esplodi. Sono immune ai piedi. Vai.
Attenzione, aspetta, com'è? Ah, ok. Se nessuno esplode, esplodi. Ok. Ma Eleonora esplode. Ma Eleonora esplode, non c'è problema. Il problema non si pone. Vai! Guarda come esplode col doppio piede. Ah, non c'è il doppio piede. C'è la doppia piuma. Yes. Ci butta un altro occhio. Ma io ce ne butto altri due. Boom! No. Esplode! Porco cacchio. Dai. Guarda, no, a te. No, tocca a me. Mi volevo ritirare, però non vabbè, raga, ma così però. Dai, non so, è possibile. Calderone, calderone Andrea. Rapidi! Vai! Piuma! Ok! Facciamo i punti, raga, facciamo i poi, punti. Poi, tu, la più bassa. Più basso, che palle, guarda, porca troia. Io il più basso è quello da 3. E giri la carta, e giri un'altra carta. Io il piedo. Di merda. Con questa immunità non va via. Immunità allo piedo non ti piace? Eh? Ah, no, la potevi prendere, no, sei esplosa. Ah, sei esplosa. Oh! Parlo con lui che esplode il piede. Come il piede in più. Esplosione, va. Pronti, via! Oh, oh, oh! Vai con l'occhio, dai. Non ce l'ho. Oh, vai con l'occhio. Vai con l'occhio, ora. Avanti, vai con l'occhio. E passo. Che carellone. C'ho l'occhio. No, non scoppio. No. Io non ho un vai piede. Ti ricordo per il piede ti ha fregato. Ti ricordo che il piede ti ha fregato. Mi frega il piede. Puoi fregarti una carta? Puoi scambiare, ma non so tutte le carte. Vai, scopriamo come se non ci fosse un domani. Vai, grandissimo, boom. Ciao. Io mi arrendo, mi ritiro e vado. Ok. E il calderone. Il calderone. Allora, Ele, scegli la carta. Ah, io prenderei l'uno. Sì, questo faceva. Mi guardi la carta, guarda la carta sotto. Vai. Immunità ai piedi. Immunità allo piedo. A più bassa, pigliati l'uno, pigliati l'uno, pigliati l'uno. Ma va. Mamma, che merda. Vabbè, ma tu devi sapere quando è il momento di ritirarsi. Vai, tu sei proprio. Cioè, sembri un elfo, cacchio. Elfo. Se non sai fare i rituali, non li fare. Se non sai fare i rituali, no. Perché Gaetano odia la classe, cioè la razza elfo sul dancio. Ci odia tutti. Quindi scrivete nei commenti Gaetano elfo, così giusto per farlo incazzare. Ammazzo. Scrivetelo, ragazzi, vi prego. Tocca a Kaitan! Sul tavolo c'è una leccornina. Poggiare, poggiare. Ah, fregato, merda. Ah, boh. Io ce l'ho le ali, eh. Ah, c'è un'altra. Ah, c'è un'altra. Boom! Va bene. Va bene così. Dai. Esplodi Ele una volta tanto. Puoi fare cazzo una carta. Puoi scambiare. Ti prendi la mia? Piede? No. Sì, sì. Un teschio? Piede. Ti puoi fregare. Puoi scambiare. No, vai. Oh, ma sei una passo, va? No, io me la rischio. Vai, rischiatela come se non ci fosse un domani. Un occhio. Attenzione. 2, 3, 4, 5. Boom. Ah, sì. Immunità totale, ragazzi. Perché fai da te? Vabbè, ma siete pessimi, però. Tocca a te la più bassa. Quindi puoi scegliere tra i tre. Direi il teschio, perché già di ali ce l'hanno. Sì, tocca a me. Che bello, io sono esploso. Ali a gogo, eh? Ali come se non ci fosse un domani. Un alitatas. Alitatas. Raga, cioè, sta dominando Andrea. Questa cosa non strano, va bene. Strano, eh? Lui, che ho già vinto. Come al solito. Tocca a te, da. Come al solito, arriva lo stendone. Vuoi fregarti una carta? Ah, non posso più esplodere. Io non posso esplodere. Tu però... sei immune a quello che vuoi tu. No, sei immune a quello che non posso esplodere. Però lei me se lo fregherà sicuramente. Vedi la prossima. Guardare la prossima. E chi è esplosa? Eleonora è esplosa. Ah, quindi è esplosa. Se è esplosa non può vedere la prossima. Vabbè, amen. Vabbè, è esplosa. Ormai, cioè... E non mi si può fregare la carta, è già Eleonora. E io ho tantissime piume. Vai. Non è col una cazzo, piuma. Passo. Ma vai. Vabbè, io non posso esplodere. Era una piuma. Ok, ora posso esplodere con le pozioni. Perché le pozioni fanno parte come se fai un ingrediente. Ah sì? Sì. Posso esplodere. Bene. Vabbè. Nah.
Io non mi ricordo se ho pescato uno scambio, per quello sto girando. Wow, due occhi, non può fare niente. Oh, che sfiga. Però Andrea, cosa sono in un'angolo di pozioni, chissà. No, non credo. Quindi sono esploso? No. Tre, sei a cinque. Ah, allora ok. Non mi ricordo se c'ho uno scambio, a questo punto dai passo. E vai. Mi dispiace fargli pigliare un altro punto calderone, ma... Colpo di ferro. Purtroppo. Allora, tu scegli la carta. Quello più alto. No, lui può scegliere. Non so se hai il piede. Faccio i punti. Tocca a te a tu. No, a 5. Quindi sei. L'ultimo tocca passato. A me posso scegliere. Ma guarda, un 4 con lo scambio non sarebbe male. Anche perché. Però all'ultimo turno. Sì, dai, comunque so più punti. Viva! Io la più il bassa questa. Ho gli occhi. Che non ho gli occhi qui, però non hai occhi? Non ho occhi io, bene male, è confuso, ma chissà come sei occhio, è ritocca a te perché io continuo a vincere. Allora vai, io devo ripartire. Sì. Un biedo, una piuma con lo scambio, però niente. Un biedo, una piuma. Oh, si esplode con qualcosa. Posso scambiare con quella? No, 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 quando l'ho passato. Però tu ne pesti due. Se giro. Sì, giro anche di là. Piede o piuma? Questo è il dilemma. No, io me la provo a giocare così, passo. Io posso esplodere sia con i piedi che con le piume. Ah, con è 4! Ma doppia piuma! Mi ha preciso giusto. Proprio, guarda! Oh beh, guarda! C'è... Un kamikaze ha fatto! Ci butto un occhio! No, lo puoi scambiare! Qua si fotte stronza, grossi! Stronza! Sì, sei madonna, stronza, madonna! Sei una stronza! Ah, okay. Una signorina! No, ma cosa se fa il pezzetto che fa? E due! Boom! No, non vero. Sì, no! No, accive! Sì, no! Accive, esplode! Passa! Vai! Va bene, allora, Ele, ma scusa, passa! Sì, fatto. Sì, ok, però... fatto. Mi sa colito io, puttanello. Mogli meno pure, aspetta, scegli pure, scegli pure. Vabbè, tu vai a 7 sicuramente, perché... Ma guarda un po', mannaggia la miseria. Io mi prendo 3 punti. Andiamo. Okay. Quando farò 10 punti se avrò fatto. Ah, io ho fatto schifo. 3 8 4 10 16 12 16 23 17 26, 19 26, wow, 20, 33, ben 20, il punteggio più basso mai raggiunto. 37. Porco due. Hai contato quelli? Pure calderoni? Non mi ricordo qua 37. Ah, questi valgono prima 5 punti 3, e gli altri 3. Quindi 5, 3, 8 e 2, 10. 7, 3, 10. 10, 20, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Okay, non l'avevo contato. 39. 42, 39, 33. 20. Questo era Uomini di Boom, speriamo che vi sia piaciuto, compratelo che è bellissimo. Ciao! Ciao! Ciao.